Tragedia sfiorata questa notte nella via maestra di Poggi Bonsi, dove il muro frontale e il solaio di una palazzina sono crollati. Sette famiglie sono state evacuate per un totale di 14 persone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'appartamento due coniugi e il loro gatto, per poi procedere, su disposizione del comune di Poggi Bonsi, alle operazioni di evacuazione delle altre persone. Susanna Salvadori, assessora del comune di Poggi Bonsi, si trovava proprio in via Maestra al momento dell'accaduto. Dunque, oltre a svolgere in un secondo momento il suo ruolo istituzionale, è stata testimone di tutto quello che è successo. Oltre che abitare in via Maestra, io stavo uscendo dal cinema adiacente a dove è successo cioè questo cedimento appunto di questa palazzina, e quando appena sono uscita dal cinema c'erano dei fumi, delle persone che intimavano, coloro che stavano uscendo dal cinema, di allontanarsi. A quel punto lì, chiaramente, avendo io un ruolo istituzionale, mi sono avvicinata per cercare di capire cosa era successo. Erano già stati chiamati la polizia municipale, era già stato chiamato l'autoambulanza, è intervenuta la pubblica assistenza ed erano già stati chiamati i vigili del fuoco. Quindi è stato un momento, sono arrivate veramente tutte le forze dell'ordine, autoambulanze, mezzi di soccorso, vigili del fuoco. Quindi io ho chiamato appena capito quello che era successo, ovvero questo cedimento di questa palazzina con un muro portante dentro che si è come seduto su se stesso e fondamentalmente ha portato giù anche un solaio e una parte di scale. Ho chiamato i tecnici del comune, il vice sindaco, il sindaco e tutta la compagine, insomma, della comunale, che in tempo breve hanno raggiunto il luogo e ci siamo appunto riuniti lì per seguire quello che stava accadendo. Fortunatamente non c'è alcun danno alle persone, ma il bilancio, dato il crollo della palazzina, poteva essere molto pesante. Tutta l'attività si è conclusa intorno alle 6:30 di questa mattina, sono state chiamate le aziende, è stato parlato con le persone che erano sul luogo, rassicurandole, è stato trovato anche collocazione per dormire alle famiglie che hanno dovuto lasciare purtroppo le loro abitazioni in modo così chiaramente improvviso, e quando accade c'è sempre scoramento, preoccupazione, eccetera. E stamani mattina alle 8:30 avevamo già riconvocato, quindi 6:30, 8:30 abbiamo dormito poco. Alle 8:30 c'era la riunione unità di crisi sostanzialmente agli uffici tecnici del comune, e poi tutti di nuovo lì sul posto insieme ai vigili del fuoco per continuare i sopralluoghi, e stiamo in attesa di capire che cosa accadrà, perché stiamo cercando di capire quali saranno le indicazioni ulteriori dei vigili del fuoco, e siamo pronti a intervenire, a prendersi carico appunto dell'emergenza e di quelli che saranno in questi giorni di emergenza, appunto, i problemi delle famiglie.